La verità. Va bene, ma io sono contento di salutare Marione Adinolfi, eccolo con noi. Marione, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, queste sono tutte notizie politiche, poi magari ti chiedo un parere anche su questo. Tu hai lavorato mai in nero? In nero? No. Io sì, per esempio. Io ho avuto padroni feroci. Dai, una ripetizione. Sì, va bene, ripetizione da ragazzi. Certo, volantinaggio, cose così. No, volantinaggio no, ripetizioni sì, ero sempre un secchione, volantinaggio facevi te, io no, io studiavo tanto e quindi davo ripetizioni a 18 anni. Anch'io l'ho fatto, in nero, cioè dillo. Vabbè, adesso la fattura 31 anni fa non esisteva. Una pezza d'appoggio. No, perché sai, puta caso ti vogliono fare ministro, dillo subito. No, se mi fanno vicepremier, sappiate che ho fatto ripetizioni in nero di un po' di tutto, in scienza della politica anche. Ma chi è che va a fare ripetizioni di scienza della politica? Ma chi se ne frega? Una studentessa che cercava di superare questo esame, veramente all'occa, che non riusciva a superarlo, l'ha superato con me. Questa è stata una bellissima soddisfazione. Va bene, allora Marione Adinolfi, adesso ti chiedo della tua proposta che hai lanciato come partito, ma prima ti voglio far sentire un audio. Conosci la vicenda di Carlo Cracco, lo chef Carlo Cracco? Sai che è stato massacrato? Perché cosa ha fatto Carlo Cracco? Nel programma Hell's Kitchen ha giudicato un piatto, il cuoco davanti a lui, uomo, si è messo a piangere e Cracco, senti un po', Cracco la Reda Arguito, senti Cosa fai, ti metti a piangere? Ma sei così... Motivo. Ma sembri un barboncino, no, figa, sembri, barboncini, sei così... Sono contento, no? Oh, ma sei un maschio, no, no, è piacere. Ma che emozione! Sei un maschio, cosa piangi? È stato massacrato dalla rete, Carlo Cracco. L'uomo non piange. Sì, l'uomo non piange. Mi sono perso tutta la vicenda social, però solidarizzo con Cracco. Il tema della virilità è un tema molto interessante, sarebbe bello discuterne. Però dai, voglio dire, anche l'uomo piange, io piango. Certo, succede, però insomma, questa idea di un maschio finalmente virile che non faccia sempre la scenetta da Grande Fratello VIP che appare il cugino di terzo grado e scoppia in lacrime a dirotto, non se ne può più. Un bel maschio virile che non piange in televisione, penso sia una cosa che ha un suo valore. Ti piace, ti piace. La femminilizzazione del maschio, secondo me, è un problema della nostra società, ma questo mi sembra che vada molto oltre. Ma esatto, ma la femminilizzazione passa attraverso il pianto, cioè Io non ricordo sinceramente mio nonno piangere, sinceramente, e mio padre molto raramente, diciamo, per cui... Indubbiamente io invece davanti ai film mi commuovo come una femmina. Sì. Adesso dico questa cosa e diventa un problema da social. Però forse il problema saranno i social, non diciamo così. La discussione che è seria sul tema della virilità e della, diciamo, femminilizzazione dell'uomo, che secondo me è un problema. Allora, Popolo della Famiglia, Partito Cristiano. Intanto lo chiedo anche a te, come dice Mimmo Lucano: può un cristiano votare Salvini? Partito di ispirazione cristiana, i cristiani secondo me non possono votare neanche PD e 5 Stelle, perché questa cosa che venga posta solo su Salvini, il punto di domanda mi pare un po' strana, perché se il 5 Stelle mi toglie i manifesti da Roma con la denuncia del lutto in affitto, fa un atto che è contro qualsiasi ispirazione cristiana. Se il PD fa la legge sul biotestamento e quella sulle unioni omosessuali, fa qualcosa che va contro la dottrina cristiana, quindi non la metterei su questo piano. Ma qui è più il tema decreto sicurezza. Sì, ma non è che si può fare su una cosa sola, no? Sì. Lucano ha detto i cristiani non possono votare Salvini. Sì. Io non voto Salvini, voto Popolo della Famiglia e sono in opposizione a Salvini. Ma detto questo, secondo me, se uno pone quel tema, il tema sul chi deve votare un cristiano diventa piuttosto complesso. Vabbè, comunque, semplicemente non votare Salvini mi sembra una banalizzazione del problema. Il buon Marione Adinolfi, se Carlo Cracco si è attirato un po' di critiche del web, Marione Adinolfi si è attirato le critiche di tutte le donne. Non è tutte, non lo so, di molte, no, no, di molte donne. Dai, alcune sì, alcune sì, diverse sì, non è la prima volta. Non è la prima volta. Di alcune donne. Adesso ci dici quale. Ha proposto il Popolo della Famiglia il reddito di maternità, che va alle madri che decidono di stare a casa ad accudire i figli. Oh, una bella cosa moderna.
Ma io la trovo molto moderna, se il problema moderno lo riconoscerai con me, la denatalità. Certo, se uno parte questo non c'è dubbio, si risolverà che... mica così la denatalità. Ma scommettiamo che nascono più figli, vuoi fare una scommessa? Con i soldi. Io penso che la soluzione alla denatalità non viene mai indicata. Vengono fatti dei bellissimi editoriali sul problema denatalità e su quanto corroda le colonne del welfare del nostro paese. Ma una soluzione, una, non si trova mai. Noi l'abbiamo indicata, diamo 96.000 euro i primi 8 anni di vita. Ragazzi, 96.000 sono 1.000 euro al mese per i primi 8 anni. Accidenti! Forse ragazzi, questa cosa cambia radicalmente il rapporto con la natalità. Sì, magari si fa capire come una volta che il figlio è una ricchezza e non uno strumento che ti riduce capito, in povertà. Ma perché dobbiamo, io sono d'accordo, cioè sono d'accordo con te, voglio dire, la denatalità che sia un problema, sono d'accordo, non è tutti un problema, è il primo no, problema sono d'accordo del paese. Tutti no, lo so infatti il problema è il primo problema lì, del paese è lì e sono numeri, statistiche, non c'è dubbio. Però ma perché negli altri, cioè voglio dire, ma bisogna risolverlo appunto un po' all'italiana, cioè ti ricopro di denaro per farti fare dei figli. Beh, non è ricoprire di denaro, siamo 1.000 euro al mese, perché riconosciamo alla più del reddito madre, di cittadinanza, cioè riconosciamo alla donna madre un lavoro che viene effettuato per il bene della società, che è un vero lavoro. Siamo stanchi di vedere le donne mamme trattate come donne di serie B se non fanno il loro lavoro fuori casa, e in più vogliamo dare alle donne la possibilità di scegliere se fare il lavoro fuori casa o fare il lavoro in casa, che peraltro ricordo, chiunque è stata mamma lo sa bene, è un lavoro 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, senza ferie e permessi, perché questo è il lavoro delle madri. Però voglio dire, non è che una, non so, una che ha un lavoro e si mette in maternità, penso che non rinuncerà al proprio lavoro in cambio di 1.000 euro. Benissimo, perfetto. Allora, nessuno vuole costringere nessuno all'abbandonare il lavoro. Vogliamo dare una libertà in più. Quindi è una bellissima occasione per le donne. Non capisco le donne che protestano. Dai un'immagine del lì, donna, stai a casa, certo, volontariamente lo scegli. Un altro dall'immagine, parliamo di cose reali, è un diritto in più per le donne. Perché è contestabile? Dov'è la contestazione? Se vorranno usufruirne, ne usufruiranno, se non vorranno usufruirne, non ne usufruiranno. Vale anche per il papà? È un'opzione in più, perché la mamma ha un ruolo specifico nel rapporto col proprio... Cioè, se lo volesse fare il papà, no. Se lo volesse fare il papà, no. Ma senti un po', avete fatto anche un calcolo? Cioè, voglio dire, li apri anche tu i giornali e vedi che i soldi. Siamo lì a risicare 100 euro perché sennò l'Europa ci fa un mazzo così. E noi non abbiamo fatto una chiacchiera, noi abbiamo depositato una proposta di legge in Cassazione, stiamo raccogliendo le firme con le coperture di spesa per strada, per tutte le strade della nazione, stiamo raccogliendo 50.000 firme necessarie a depositare la legge in Parlamento, iniziativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione, e abbiamo assolutamente dei costi compatibilissimi con la finanza pubblica, altra cosa. Questo lo dicono tutti, però. Questo lo capisci chiaramente, perché il reddito di cittadinanza si rivolge a 6,5 milioni di persone. Purtroppo le mamme che fanno un figlio in un anno sono pochissime, quindi molto semplicemente per questo. E potrebbe aumentare, tra l'altro è una platea non calcolabile, perché di fronte al fatto che uno dice, sai cos'è? Uno dice, adesso allora faccio un figlio, come fai a sapere quelli che sono incentivati e invogliati a farlo? Speriamo davvero, questo è l'effetto che vorremmo realizzare, ma i dati Istat ci dicono che le donne italiane che fanno un figlio ogni anno sono poco più di 350.000, molte di queste lavorano, quelle che non lavorano potranno accedere al reddito di maternità. Il costo è un'inezia, in realtà costerà 1 miliardo l'anno all'inizio questo un tipo di provvedimento, potrà un arrivare miliardo. A 3 quando andrà a regime, considerando che è stata fatta una legge finanziaria adesso da 36,5 miliardi, tu mi sento, questa è un miliardo, davvero una porzione minima. Un miliardino. Ovviamente, valoriale. Ovviamente, sì, chiaro, ovviamente se la mamma fa un lavoro perde il diritto, cioè se ha un lavoro perde il diritto a questo. E vale per i primi 8 anni, questa è una proposta di legge, 1.000 euro al mese netti. 8 anni rinnovabili netti in tasca direttamente, perché è un'indennità, quindi non è sottoposta a tassazione né a prelievo fiscale. Se fai 2 figli, riparte da quando nasce il secondo figlio. Se hai un figlio disabile o hai 4 figli, diventa vitalizia. Vitalizia da 1.000 euro. 4 figli vitalizia, stupendo. Oggi 4 figli significa ridurre una famiglia in povertà. Noi vogliamo fare una rivoluzione. Vogliamo che 4 figli garantiscano il vitalizio, come ai parlamentari. È solo che è una cosa che sta a
dire noi mettiamo al centro le donne e le mamme di questo paese. Vabbè, perché ce n'è, c'è bisogno del loro lavoro. Ovviamente, ovviamente vale sposate, non sposate, conviventi, sposate, non sposate, sì, anche conviventi, perché sarebbe vagamente incostituzionale, incostituzionale donna, sì, fare questo tipo di discriminazione. Vabbè, non c'è nessuna, mi chiedono, ma questa è una cosa, cioè con le persone che pensano di fare la domanda proprio clou, ma con Mariona Di Nolfi abbiamo fatto, può un giocatore di poker, diciamo, di essere considerato cristiano? Era la domandona proprio da premio Pulitzer, sì, diciamo, che l'ascoltatore ci ha. Aggiungo io, può un divorziato, perché pure divorziato, cioè, si è risposato, esatto, a Las Vegas, Mariona, esatto, Di Nolfi, a Las, esatto, Vegas vestito di giallo come un canarino, ci sono delle foto, no? Non pensa che il cristianesimo nasce su un assassino di cristiani qual era San Paolo, quindi è un po' strano il cristianesimo. Colui che ha rinnegato Cristo è stato il primo papa. Figurati che strana, capito? Selezione della classe dirigente ha fatto Gesù. Cosa so, vuoi che un divorziato non possa essere? Le lampadine non fulminate, se Dio vuole, dando tra l'altro luce. Mariona Di Nolfi è diventato papà. Quanti ne hai adesso i figli? No, da poco. Sono a tre, insomma, sono la terza, no, la terza femmina. Punti al quarto, punti al quarto per... Lo fai punto la legge pro domo tua. Esatto, ho fatto, il conflitto di interessi come Di Maio. Ah, mamma mia, ragazzi. Vabbè, senti Marione, nel darti questa notizia che forse tu non sai, nel salutarti, e cioè che lo sai benissimo che la Juventus quest'anno vincerà la Champions League, ecco, è già bello che non mi chiami dopo un Juventus Milan, dopo un Milan Juventus, perché c'è stata Juventus, c'è stata, mi ricordavo che andavi a San Siro e ma perché c'è stata già la Prole, beh c'è stata, sì. C'è stato. È andata così. Che vogliamo fare? Mi chiedono così anche, guarda, cioè, ti giuro, non sono quelli della Zanzara, no. Se li scrivi da solo. No, mi chiede qualcuno di Rocco Siffredi. Miriam Lucchetti. Dovresti anche dare una risposta a questa cosa di Rocco Siffredi. Io veramente no. Ho già detto a Rocco che io lo considero una persona molto intelligente, sì, e anche, sì, molto capace. L'offerta che mi ha fatto sono costretto a declinarla, ma mi piacerebbe ragionare sul fatto che è diventato ormai un intellettuale di questo paese che sfrutta, sì, il corpo delle donne, ne rende merce, e forse questa cosa, un minimo di riflessione, ci costringerà prima o poi a farla, anche se siamo un paese così, insomma, ormai un paese così destinato, vabbè, a questo tipo di, vabbè, diciamo, Mariona Di Nolfi sul popolo della famiglia, sul sito immagino ci saranno i modi per sapere se uno vuole firmare, dove può firmare per questa proposta di legge, reddito di maternità €1000 al mese per i primi 8 anni per le donne che fanno figli, dite la vostra. Noi Marione ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, Mariona Di Nolfi, che dire, le proposte sono sul piatto, dite la vostra, la chiederò anche a Leonardo Manera che tra poco entrerà dopo la pubblicità, diteci anche la vostra sulla questione, non si può essere cristiani e votare Salvini,